Sono Giulia e siamo tornati sul mio canale con un nuovo video. Come avrete letto dal titolo, oggi siamo qui con il video dei preferiti di settembre. Allora, innanzitutto mi dispiace per la luce, ma è davvero stranissimo che ero di nuovo abituata con l'estate, che anche se registravo di sera c'era una luce naturale bellissima, invece adesso non si vede niente. Però, a parte questo, oggi siamo finalmente qui con il video dei preferiti. Sono un po' in ritardo, ma il fatto è che avevo intenzione di pubblicare questo video già il 1° ottobre, ma proprio il giorno prima ho avuto la febbre, infatti ho ancora la voce un po' rauca e nasale. Non fateci troppo caso, però insomma meglio tardi che mai, quindi direi di cominciare subito con la prima categoria, ovvero acquisti. Allora, ho da mostrarvi due prodotti che vi mostro molto spesso perché compro molto frequentemente, ovvero questo fondotinta di Revolution, che è sempre il Conceal and Define. È la colorazione F5 e è il mio fondotinta preferito da non lo so quanto tempo ormai, ma comunque è l'unico fondotinta che ha tutte le caratteristiche che mi interessano, quindi insomma quando finisce sono sempre contenta di ricomprarlo. E stessa cosa vale per la cipria, sempre di Revolution. Allora, in realtà di solito prendo la colorazione Lace, ma nel negozio in cui lo compro capita spesso che non si trovi, e quindi questa volta ho optato per la colorazione White. Mi sono un po' informata e ho scoperto che è un po' preoccupata, cioè prima di comprarla mi sono informata perché ovviamente non sapevo quale sarebbe stata la differenza tra i vari colori, e in realtà dovrebbe essere soltanto una cipria trasparente, quindi non cambia il colore dell'incarnato, quindi il colore del fondotinta. E anche se forse preferisco comunque quella Lace perché mi dà un colorito un po' più scuro, con questa mi sto trovando bene, quindi può essere un'ottima alternativa in caso in cui non dovessi trovare la colorazione Lace. Passiamo alla seconda categoria, ovvero film e serie TV. Come sempre vi leggerò soltanto la trama delle varie serie, dei vari film, perché non voglio che questo video diventi troppo lungo, ma aggiungerò dei commenti se nel caso in cui fosse necessario. Il primo film che ho visto è Linee Parallele, un film uscito da pochissimo, il 17 agosto qui in Italia su Netflix. Ecco la trama. Alla vigilia della laurea, la vita di Natalie diverge in due realtà parallele. Una in cui rimane incinta e deve affrontare la maternità nella sua città natale, l'altra in cui si trasferisce a Los Angeles per intraprendere una carriera. Devo dire che questo film mi è piaciuto molto, avevo un po' paura che fosse difficile da capire, considerando appunto le due anche storie parallele della protagonista, ma in realtà si è capito tutto perfettamente, e la cosa ovviamente che un po' non ho apprezzato così tanto è il finale aperto, quindi sta a te decidere come è andata a finire, ma è ovvio perché non è che spiegano quale delle due storie sia effettivamente quella accaduta alla protagonista. Il secondo film che ho visto è Quando meno te lo aspetti, questo invece è un film più vecchio perché è del 2004. Ellen Harris lavora nel mondo della moda, conduce una vita brillante e spensierata tra sfilate e vita notturna. Quando la sorella Lindsay e suo marito muoiono in un tragico incidente stradale, la vita della donna subisce una vera rivoluzione. Scusate per il cambio di distanza, di inquadratura, registrare questo video è molto difficile, però ok, forse ci sono. Ok, il prossimo film è Amore a seconda vista. Durante la notte, Raphael si trova immerso in un mondo in cui non ha mai incontrato Olivia, la donna della sua vita. Deve escogitare un piano per riconquistare sua moglie, che è diventata una perfetta sconosciuta. Poi ho visto Letters to Juliet. Mentre si trova in visita a Verona con il proprio fidanzato, l'aspirante giornalista Sophie trova una vecchia lettera d'amore scritta 50 anni prima da una donna di nome Claire. Infine, l'ultimo film che ho visto è uscito sempre recentemente, proprio nel mese di settembre, il 16 settembre, ed è Do Revenge. Drea vuole vendicarsi del suo ragazzo per aver fatto trapelare il suo video erotico. Nel frattempo Eleanor è perseguitata da un pettegolezzo. Dopo un incontro inaspettato, le due ragazze decidono di aiutarsi a vicenda. Ho deciso di vedere questo film principalmente perché conoscevo un po' di attori nel cast, e la cosa che più mi ha colpito è il... non lo so, è proprio un film inaspettato, cioè la trama che
ha dei cambiamenti, è stranissimo, però alla fine mi è piaciuto molto, molto inaspettato sicuramente. Per quanto invece riguarda le serie TV, la prima serie che ho visto è Scam Italia, ovvero la quinta stagione, perché sto seguendo la serie dal momento in cui è uscita, il primo anno insomma. E sono molto contenta che questa stagione sia stata dedicata ad Elia, perché era un personaggio veramente troppo troppo sottovalutato. Poi proprio la trama della quinta stagione mi ha interessato molto, una delle mie stagioni preferite di tutta la serie. Poi ho visto Tiny Pretty Things e questa serie invece mi è dispiaciuta un sacco, perché ho scoperto che è stata cancellata e che quindi non faranno una seconda stagione. Ed è assurdo, perché il finale è troppo deludente, perché chiaramente se avessero fatto la seconda stagione si sarebbe spiegato il finale, ma è un finale che finisce così in modo totalmente ingiusto e quindi mi dispiace un sacco. L'avevo vista credendo che avrebbero fatto un'altra stagione, altrimenti me la sarei risparmiata, dato che è stata una bella serie e il finale è troppo deludente per questo motivo. E infine ho visto Heartbreak High. Ha una trama molto particolare, devo dire. Sicuramente ogni episodio ti finisce in suspense, quindi sei proprio invogliato ad andare avanti, a finire la serie. In questo caso si tratta di 8 o 10 episodi, sicuramente faranno una stagione 2 almeno di questo. E anche qui il finale stra inaspettato, quindi una serie che ti consiglio e che sicuramente andrà avanti, quindi speriamo che continui così. Passiamo all'ultima categoria, ovvero musica. Allora, questa categoria non la inserivo da un po' di tempo, ma durante il mese di settembre sono uscite in particolar modo due canzoni che ho ascoltato maggiormente. La prima è bellissima, di Annalisa, adesso vi farò sentire i ritornelli come sempre, e mi fa ridere perché questa canzone è un po' l'ultima parte della mia estate, perché è sicuramente una canzone movimentata, anche molto ironica e divertente. E però ecco, non lo so, mi è piaciuta, quindi ecco il ritornello. La seconda e ultima canzone che ho ascoltato, questa veramente un sacco, ogni giorno da quando è uscita, è Forget Me di Lewis Capaldi. Sono molto contenta che Lewis Capaldi abbia pubblicato una nuova canzone dopo così tanti anni, perché è veramente bravissimo e questa canzone, vabbè, in confronto a quella che vi ho fatto sentire prima, è decisamente molto più triste ed emozionante e mi è piaciuta moltissimo. Comunque spero non mi blocchino il video di copyright, ma sicuramente succederà dato che sto facendo sentire le canzoni, però pazienza. Ok, per questo video è tutto, io spero vi sia piaciuto, se sì vi chiedo di lasciare un like, un commento e di iscrivervi al canale, attivando anche la campanellina delle notifiche così da non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Detto questo, noi ci rivediamo alla prossima, ciao a tutti!